torniamo in diretta con il nostro nuovo ospite. Beh, ai miei occhi lui nuovo non è, perché comunque ci si conosce da tempo e in qualche modo ci si incontra anche presso una struttura piuttosto che in un'altra, e poi ancora per i grandi eventi come quello che vi stiamo per raccontare. Signori, questa mattina con me in questo momento su R9 nei nostri studi c'è Erminio Giudici. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a voi. Come stai? Molto bene, grazie. Hai visto, ti ho fatto sedere, ti ho fatto andare via dall'azienda in modo che riesci anche a prendere respiro. Grazie, ti ringrazio di questo, di questi 10 minuti di pausa. Questa boccata di ossigeno. Ci voleva. Allora, beh, chiaramente un nome, una garanzia, insieme a fratello Carlo chiaramente avete realizzato grandi cose nelle nostre zone di San Benedetto del Tronto, e quindi... Troppo buone. No, ma chi se l'è dimenticato tutto il percorso di quando eravamo piccolini e voi eravate lì? Ma anche eravamo piccolini anche noi. Esatto. Eravamo piccolini anche noi. Eravamo tutti un po' più piccoli, eravamo più giovani. Più giovani. Vogliamo ricordare tutti i passaggi? Ecco, c'era il Misus. C'era il Misus, se consideri i piccolini, eravamo davvero piccoli, perché mio fratello, abbiamo aperto il Misus, Carlo aveva 21 anni e io c' erano 23, 24. Due ragazzini che con grande entusiasmo. A pensarci oggi davvero, affidare un locale del genere a due ragazzetti, così mi pare che ci ha avuto veramente un gran coraggio. Un gran coraggio, sì, un gran ma forse coraggio. È stato, non so, lungimirante. Vabbè. Forse ha voluto mettervi nell'acqua alta per insegnarvi a nuotare. Sì, sapevamo nuotare, quindi ci ha buttato lì. Vai, andate ragazzi. Poi sì, chiaramente, Erminio, erano anche altri tempi. Farlo oggi diventa tutto più difficile, un pochino perché oberati da tutte le... Non solo le tasse, ma anche tutti i passaggi minuziosi, certo, che... La burocrazia. Esatto. Ma guarda, comunque ce n'era anche allora, ma poi, vabbè, forse non ci ricordiamo meglio di quello, ma fortunatamente ci siamo dimenticati di quello che era la rotonda di Porto d'Ascoli all'epoca. Era davvero un posto desolato dove era impossibile andare a passeggiarci, a passeggiare la sera. Era un posto dove... c'erano, vabbè, i lupi. Io devo dire che quel periodo lì della rotonda di Porto d'Ascoli non posso ricordarla, perché sono arrivata a San Benedetto che era il 93 e la mia prima tappa è stata proprio la rotonda di Porto d'Ascoli. Io arrivavo dall'Aquila, sì, e dissi: ah, oh, però qua è figo, cioè era ovviamente l'estate, un mare di gente, certo, le giostrine e i tanti locali. Però credo che tu faccia riferimento forse, se non al 93, a poco prima. Sì, poco prima, perché noi abbiamo preso il Misus nel 92, quindi. Novembre 92 addirittura, quindi, però ecco, d'estate era un'altra cosa, l'inverno era veramente buio, buio e freddo, Poi avete portato il calore. Quanto tempo il Misus aperto insieme a voi? 12 anni, sì, dal 92 al 2004. E da lì, da quell'esperienza poi che avete capito, tu e tuo fratello, che nel frattempo poi siete diventati anche trentenni. Ecco, siamo cresciuti insieme, noi e il Misus, è stato bello, una bellissima cosa. Sicuramente un'esperienza che ci ha fatto crescere, ci ha maturato, e anche a livello sia umano che professionale, quindi... Da lì in poi avete stretto tante amicizie, siete stati PR poi di voi stessi alla fine. Certo, perché sì, sicuramente il contatto con la gente, poi tanta gente, quindi bene o male siamo riusciti a fare delle belle cose, quindi sicuramente qualche neo, ma cioè più o meno il ricordo buono di speriamo di aver lasciato davvero un ricordo positivo con tutti quanti. È chiaro. No, ma la cosa che mi viene spontanea è chiederti: ma quante coppiette avete visto? Perché no, anche io ricordo di andare almeno al Misus con il fidanzatino, nel senso, chiaramente voi vedevate un pochino tutta la trasformazione anche delle persone, prima magari single, poi magari all'interno del Misus si faceva non sai delle quanta amicizie. Gente ci ha invitato al matrimonio, ecco, appunto. Guarda, ultimo proprio, sì, adesso lo chef che lavora con noi al Soriano, sì, l'altra sera a cena mi
rivelava che se, mi confessava che aveva conosciuto sua moglie al Minisus. Quindi Simone, Simone che saluto peraltro, sta in ferie, adesso sta in ferie. E ha conosciuto Silvia al Minisus e adesso poi la vita ci ha portato insieme. Questo è l'ultimo però, ecco. poi tanti altri. Ma io credo tanti altri veramente, perché poi sai, alla fine sono persone della nostra, della mia età chiaramente, o poco più giovani o poco più âgés, chiaramente sono adesso i tanti che si stanno sposando, oppure si sono sposati e hanno prove, certo, grazie anche a voi, perché magari avete realizzato. Scusateci, non è stata colpa nostra. Bellissimo, allora abbiamo parlato del Missus, fra poco torneremo a parlare degli altri successi dei fratelli Giudici e insomma Carlo tutto il resto, Carlo e Erminio, fra poco insieme. Qua non c'è nessuno scherzo invece, siamo ancora in diretta alle 12.44 per questo venerdì 22 agosto, mi è piaciuto tantissimo fare questo percorso a ritroso con il nostro amico Erminio Giudici, proprio per ricordare un flashback. Esatto, per ricordare il Missus e tutto quello che è stato e di tutte queste coppiette, perché va, io veramente ce l'avevo qua. Anche io ero cliente del Anche tu eri cliente, però non dico, solo. Adesso a questo punto, se tu hai ricordato le coppiette, chi hai conosciuto? No, non ho conosciuto nessuno, ci venivo con... questo A me non mi sei stato molto utile, no, perché non ho conosciuto il principe azzurro, ma niente. Mi dispiace. Non c'è qualcuno a presentarmi? Adesso? Ma non lo so, magari al Soriano. Esatto, allora poi ci sono stati diversi passaggi, sì, come Judici's Brothers. Tanti personaggi, tanti cabarettisti che poi sono andati insomma in onda a livello nazionale, non solo per Zelig, ma io ho conosciuto tanti personaggi dei quali ho un grande ricordo, oltre che la coppia Carlo Erminio, perché è un locale che veramente... facevo più ridere di tutti, diciamo. No, ha fatto storia, ma anche per la clientela, cioè diceva per tantissime cose, e poi mi pare, se non ero, ho fatto anche qualcosa con la mia vecchia emittente, con lo sport. Come no. Quindi ho dei ricordi, oltre all'amicizia, veramente persone importanti che fanno diciamo ristorazione da tantissimi anni, e non a caso si sono inventati questo Soriano, che esatto, hanno dato un qualcosa di diverso, diciamo, al territorio, non solo San Mieto, diciamo al nostro territorio, nell'Interland. Senti Erminio, ma come è uscito fuori Soriano? Il locale? Sì. Il locale o il nome? Il locale un po' tutto, dai. Il locale, vabbè, un po' dalla ristorazione, quello così era tempo che ci stavamo pensando su, entrare nella pasticceria era un vecchio pallino che ci avevamo e che volevamo comunque riprendere, e perché comunque siamo dei golosi noi, e noi, io e Carlo, siamo i primi consumatori, i primi clienti dei nostri locali, e quindi ci piace pensare che vendiamo solo le cose che piacciono a noi, e quindi golosi come non mai, esatto. I dolci erano, già ne vendevamo tanti, li curavamo particolarmente nelle precedenti esperienze, dal Missus c'era un meraviglioso tiramisù, per poi passare, vabbè, al Mattia, ce lo ricordiamo. al Mattia c'era proprio una carta dolci, come c'era una carta dolci al Da Luigi, e anche negli altri locali che abbiamo, cioè vabbè, via. Però quasi l'una, ragazzi, io dovrò lavorare altre 3 ore qui negli studi, cioè veramente, vabbè, siete andiamo a pranzo, dai. Cattivissimi. È un invito a pranzo questo, quindi vabbè, alle 3:30 però non più. Va bene, riapriamo la cucina e poi quindi niente, quindi voci. la pasticceria che questo pallino l'abbiamo intrapresa con come piaceva a noi, quindi con una, parlando di una materia prima importante, quindi usando i migliori cioccolati anziché, sembra banale, le uova e il latte per fare la crema, e non sto banalizzando, perché oggi la crema si fa in tanti modi che non sono più quelli con delle bustine, uova. Esatto, basta addirittura l'acqua, non manco, esatto, più il latte. Beh, quindi vabbè, il lievito naturale, cosa che in zona davvero siamo in pochi ad usare. E poi ecco, un occhio attento alla materia prima per fare qualcosa che è di ricerca, qualcosa che non c'era nel territorio, e questo discorso pare che ci sta premiando. La stessa cosa la usiamo nella ristorazione, e poi
E poi c'è il sushi, che veramente avete voluto utilizzare anche come vostro cavallo di battaglia, sì, so che in tanti arrivano, io stessa ho fatto esperienza, io purtroppo sushi anche cotto. Mia moglie è molto affezionata, spesso va a fare una visitina quando gli impegni familiari insomma ci danno la possibilità. Volevo fare un appunto alla coppia Carlo Erminio, perché ogni volta che vado al cinema vedo questo spot fantastico fatto a suon di musica tra lui e il fratello che stanno miscelando insomma le cose. Di riferimento ai cabarettisti di prima, quella l'idea è un omaggio, quello spot lì è un omaggio a un vecchio sketch di Benny Hill. E da lì è venuta l'idea, perché visto che dovevamo un pochino rappresentare tutto quello che facevamo al Soriano 30 in 30 secondi, esatto, e allora che poi ci stanno le luci un po' soffuse, quindi sembra proprio questi locali brasiliani, sai? Sì, perché poi c'è il rumore di Caracas, esatto. Però io ogni volta che vado là e io e Paola insomma ci facciamo due risate, perché loro mettono a frutto quello che sanno fare. Però volevo anche aggiungere, se mi consenti, che posso già anticipare, ci viene ascolto, che Radio R9 sarà da sostegno a giovedì prossimo a questa presentazione delle maglie nuove della Samb, dove sarà presente tutta la Samb, e noi come Radio R9 saremo, ci diciamo, siamo come sostegno logistico, e devo dire anche grazie a Erminio che anche logistico. Loro logistico giustamente ci daranno una mano a sostegno, perché ci presteranno le casse per fare un po' tutta la fonica. Non specifichiamo che speravo, vabbè, però collaboreremo, dai, collaboreremo. Tu devi sapere che noi stamattina abbiamo aperto la puntata proprio tipo Radio Casa Nostra ed è, sono stati qua degli ospiti proprio a fare gli auguri, ho fatto gli anni, i saluti, il cellulare, tutte ste robe, no, tipo vabbè, siamo un po' tornati alla radio anni 80, perché va bene così. Vabbè, la musica non è quella, il cavolo di battaglia, la musica 80-90, è normale che ti devi immedesimare anche per questi argomenti, scusa. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la Sammettese Calcio, dai, giovedì prossimo, proprio qui davanti, dalle ore diciamo 16.30, 17, fino alle 18, sarà questa presentazione delle maglie e tutto l'organigramma della Samba. Porto d'Ascoli, vicino al passaggio a livello di via Pasubio. Quello di fronte a noi. Sì, ho capito, ci ascoltano anche da Porto Recanati, ecco. Non possiamo dire di fronte passaggio a livello, che non si possa sbagliare, è quello che stanno rifacendo, quindi, ecco, Porto d'Ascoli, via Pasubio, nello spiazzale antistante un negozio di sport. Sì, esatto. E quindi c'è questa presentazione, no, è mio, perché poi è forte, perché dicono qui dove, qui, giustamente. Qui, esatto. E va bene. Posso inserirmi nel discorso Samba per un secondo, perché stiamo chiudendo il contratto con la Sammenetese Calcio e quest'anno il Soriano si occuperà dell'area hospitality allo stadio Riviera delle Palme per le partite casalinghe della Sammenetese. Oh, questa è una bella notizia! E quindi chi avrà la fortuna di andare in tribuna, in tribuna durante le partite, durante l'intervallo, potrà non solo anche alla fine, all'inizio, durante e alla fine delle partite. Quindi uno può venire tranquillamente a digiuno. A digiuno tranquillo. La hospitality non è a buffality. Cioè veramente mi voglio sparare, perché guarda veramente. No, che poi tutto è riferimento a quello che fa la Samba, perché se la Samba vince sarà tutta la festa. Oh. Se la Samba pareggio perde, insomma. Non so quanto se vi conviene davvero fare questa cosa. C'era una vecchia pubblicità, insomma, l'ho fatta venire in mente allo stadio Ballarin, che era la tua squadra ha vinto, festeggia con Stock, la tua squadra ha perso, consolati con Stock, giustamente. Allora, va bene, bellissima questa cosa. Erminio, resta con noi, perché fra poco ricorderemo l'appuntamento invece del 29 agosto su R9, va bene? Fra poco. Eccoci qua, Counting Star. Allora, chiudiamo con il nostro amico Erminio Giudici per ricordare la serata, insieme a Carlo in questo istante, la serata del 29 agosto, perché il team Banzai torna alla terrazza di Sametto il Tronto con una grande serata dedicata alla musica anni 80-90 con Chinos DJ. E chiaramente dopo il successo del 10 agosto, dove anche noi abbiamo mandato in onda una diretta molto molto speciale dedicata a questi anni che hanno fatto dunque la storia, e si torna a festeggiare insieme, quindi il 29 agosto. E il Soriano cosa farà, Erminio? Il Soriano sarà lì presente con l'aperitivo, l'aperitivo time, quindi all'inizio serata che
come mi confermi tu, partirà per le 19, sì, 19:30. Esatto. E ci sarà il buffet. Con la stessa formula del 10 agosto? Esatto, sì, più o quindi meno quella. Quindi praticamente compri da bere e poi hai a disposizione il buffet. Esatto, il buffet sarà curato dal caffè pasticceria Soriano. Ecco, posso intervenire per una domanda, Erminio? Cosa vuoi chiedere? È molto attinente, siccome io ho un prematrimonio, quindi verrò già mangiato, verrò intorno alla mezzanotte, quindi c'è il cornetto e c'è il digestivo. No, il cornetto era la notte di notte del 10 agosto, perché era la notte di San Lorenzo. Vabbè, il digestivo, qualcosa attinente. Ma veramente una mazzata in testa, Carlo, vieni da un matrimonio. Sì, no? Perché purtroppo non posso, perché l'altra volta sono stato assente, perché questa volta, ti vedi mia moglie, mi piace il cartellino che è più rosso che giallo, ecco. E quindi è quasi da espulsione. Paola, ma ringrazia Dio che veramente non ti sta in mezzo ai piedi, ma io non lo so, queste moglie, ma i nostri mariti in mezzo ai piedi. Ma come fate? Ultimamente sono molto assente a casa. Che bello, quindi. Ma io un marito così voglio, che non ci sia mai. Cioè, se ti sente Paola. Ciao Paola, la salutiamo. Senti, ma non mi hai spiegato perché l'hai chiamato Soriano, il locale? Il locale Soriano, un omaggio alla commedia napoletana di Edoardo De Filippo e al cinema di De Sica, che riportava appunto sul grande schermo la commedia Filomela Marturano. Ah. Quindi il film ieri, Matrimonio all'italiana, con interpreti c'erano Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Sofia Loren era Filomena Marturano e Mastroianni era Domenico Soriano. Domenico Soriano che nello specifico... Dommi, che nello specifico era il proprietario nella storia di un caffè, pasticceria, ristorante. E guardando, studiando un po', cercando un po' quello che era sulla letteratura, sull'iconografia letterale o cinematografica, non c'erano locali altrettanto compatibili, nel senso caffè, pasticceria, ristorante non ce n'erano tanti. Questo qui ci piaceva la storia, ci piaceva la situazione, ci piaceva Dummi Soriano che era un grande River, un grande Tom Verde Fama, ogni tanto il cane in bocca, perché chiaramente... E allora dai, chiamiamolo così. Poi... che si faranno anche al Soriano. E allora, poi suonava bene, Soriano, caffè Soriano, è andata così. E quindi ci è piaciuto. L'avventura iniziata è andata anche piuttosto bene, perché poi insomma arrivano tanti amici, vedo questi quadri bellissimi. L'esposizione di quadri che facciamo in vetrina. C'è uno spazio che dedichiamo un pochino all'arte. Gratuitamente chi vuole esporre dei quadri ha un periodo di tempo di una settimana, 10 giorni, 15 giorni, a seconda della disponibilità, certo, del periodo, insomma. E così chi vuole farsi conoscere o chi è già conosciuto, abbiamo esposto anche uno schifano, uno schifano da diverse mila euro di valore. Quindi, non avevate paura, ragazzi. Perché... abbiamo dovuto fare una bella assicurazione per esporlo. Quindi è stata anche una cosa. Però ecco, possiamo dire che ha dato comunque prestigio. No? Esatto, sono cose che si fanno e che danno prestigio al locale. E voi, ve lo posso dire, date prestigio al centro di San Benedetto del Tronto, sei troppo buono. Con delle vetrine del genere, no, io sono d'accordo. È vero, in tutto e per tutto, perché è il locale giusto nel posto giusto. Ecco, perfetto. Grazie. Più tardi veniamo a pranzo. Grazie. Grazie. Era da contratto, no? Grazie, era da contratto. Allora, ricordiamo questo appuntamento speciale, venerdì 29 agosto alla terrazza di San Benedetto del Tronto, disco burlesque, la serata glamour dell'estate 2014, che ormai andrà a chiudersi quest'estate così, la notte della musica più bella. Ma che ne so, mi lasciamo stare. Vero, non è mai iniziato. La pericena curato dal Caffè Soriano, e quindi i saluti vanno anche a Carlo, che questa mattina non ci ha raggiunto, però grazie. Sta lavorando a posto mio. Bravo Carlo, vai, lavora così. Grazie davvero anche a Carlo Di Giovanni. Grazie. Io vi lascio a un grandissimo weekend, fate i bravi qui in diretta alle 11 lunedì, se avete voglia. Grazie a tutti, un bacione. Grazie.